Il comandante interregionale dell'Italia Centrale, della Guardia di Finanza e il generale di Corpo d'Armata Bruno Buratti è stato in visita al comando di Teramo. Nel corso dell'incontro sono state sviscerate le problematiche del territorio e i principali interventi del personale in servizio sulla provincia. Tra queste, infiltrazioni criminose nella gestione di fondi PNRR, frodi sul superbonus e la ricostruzione da sisma 2016. Beh, sono destinati a questa provincia oltre 350 milioni di euro a fronte di oltre 800 progetti e da parte nostra c'è un'attività in corso finalizzata a svolgere un'analisi di rischio che mira ad individuare le situazioni più a rischio. Le attività di controllo sono già iniziate, stiamo operando in questo periodo soprattutto nel settore dei finanziamenti alle imprese legate alla ricerca e sviluppo piuttosto che alla digitalizzazione, allo sviluppo del commercio elettronico e devo dire che dai controlli avviati emerge una percentuale abbastanza consistente di irregolarità o potenziali irregolarità legate fondamentalmente alla produzione di documentazione falsa. Non solo fondi PNRR, ma anche ricostruzione e sisma. Sì, certamente. Diciamo che la ricostruzione del post-sisma 2016 abbiamo individuato delle situazioni di frode per quasi 1 milione di euro, a fronte delle quali siamo pervenuti per fortuna anche a dei sequestri che consentono di cautelare queste cifre, operando con la Procura europea, che è una risorsa molto importante dal nostro punto di vista e con la quale stiamo lavorando molto bene. Ecco, credo che anche con riferimento alle frodi nel settore del piano nazionale, assistite appunto da fondi dell'Unione europea, con la Procura europea si riesce a fare un ottimo lavoro di squadra.